siamo qui a questa conferenza stampa in preparazione appunto di questo Memorial da Loja, questa edizione che si rinnova ormai da tantissimi anni. Come ogni anno l'organizzazione ormai è attuata, stiamo procedendo in maniera ottimale. La nostra nazionale parteciperà al completo con tutti i suoi atleti, quindi diciamo che questa è una gara preparatoria in vista poi di tutti gli altri impegni internazionali. Comunque è sicuramente un impegno significativo, perché già ci fa capire che la preparazione dei nostri atleti in previsione appunto delle gare più importanti, che sono ovviamente le qualificazioni olimpiche. Quest'anno ci sono le qualificazioni olimpiche, quindi sicuramente ci saranno dei segnali molto positivi per la nostra nazionale, perché si confronterà comunque già con le altre nazioni. C'è un gran numero di partecipanti, sono 25 nazioni estere, anche se non ci sono le grosse forze del canottaggio internazionale, comunque ci sono delle nazioni comunque significative, e quindi questo sarà un importante test per la nostra nazionale, per vedere appunto il nostro strato della nostra preparazione. Piediluco è sempre stato storicamente il nostro centro federale di riferimento. Noi come federazione, questo corso che c'è stato, questo nuovo consiglio federale, ha puntato molto su questa località, tant'è che voglio dire tutti i raduni che noi facciamo della nostra nazionale, gran parte dei nostri raduni si svolgono qua a Piediluco. C'è un progetto in corso di rinnovamento del nostro centro federale in accordo con il Comune di Terni. Abbiamo già stanziato dei fondi a disposizione proprio per migliorare la situazione del nostro centro federale, che comunque è stato realizzato ormai parecchi anni or sono, quindi ha necessità di rinnovamento. Il Comune di Terni si è impegnato anche lui a fornire un contributo, quindi voglio dire con il Comune, la provincia di Terni, e quindi con l'aiuto reciproco che intendiamo darci, credo che questo centro riprenderà vita, perché ha necessariamente bisogno di un lavoro di rinnovamento, anche voglio dire perché è una nostra immagine, la nostra federazione, e quindi anche nei confronti delle nazioni estere che vengono e partecipano appunto a questa nostra manifestazione, noi abbiamo il dovere di presentarci nel migliore dei modi. Quindi c'è questa voglia, c'è proprio questo progetto ormai che è attuato, perché ci sono i fondi stanziati, quindi noi contiamo entro l'anno di dare via a questi lavori di rinnovamento del nuovo centro. Allora, di...